Nel derby valido per la sesta giornata del campionato di Serie D, girone F, il Pineto vince e convince per 2-0 tra le mura amiche contro il Nennereto. In vantaggio i biancazzurri con Cardella nei minuti iniziali, Barlafante raddoppio per i suoi. Nella ripresa i rivieraschi gestiscono le operazioni portando a casa tre punti pesanti. Calcio d'inizio per i padroni di casa, la prima azione arriva all'1-0, splendido pallonetto di Minnozzi, la traversa nega la gioia del gol all'ex tolentino, ma sul tapin Cardella fa impazzire il Mariani Pavone. I padroni di casa spingono sull'acceleratore, Pepe esalta i riflessi di Idiglio, dalla bandierina Mesisca sale in cielo, in corna e va vicinissimo al raddoppio, raddoppio che arriva al 28esimo, Domizzi salta un avversario e prepara un cioccolatino che Barlafante deve solo confezionare in rete per il 2-0. Locale. Sempre la squadra di casa vuole il tris, Pezzotti pennella, Cardella incoccia, sfera di poco al lato. Al 36esimo l'11 di casa potrebbe suggellare il 3-0, calcio di rigore conquistato da Barlafante dal dischetto, Cardella si fa ipnotizzare da Diglio che tiene a galla i suoi. Il numero 9 ex Cinzia Albalonga prova a rifarsi al termine della prima frazione, ma il suo colpo di testa si spegne di poco sul fondo. Nella ripresa il match inizia con un contropiede bruciante, Minnozzi mette il turbo, bisturi intelligente per Barlafante che serve Cardella, Ferrini si immola ma tutto inutile per posizione irregolare dell'attaccante di casa. Il Nereto si affaccia con Cipriani, cross e colpo di testa di Ciganda, sfera alta sopra la traversa, sempre il Nereto ci prova con il suo numero 9 uruguagio, grande risposta di Mercorelli, l'estremo di casa poi smanaccia alla Superman un traversone a porta sguarnita, ci prova Mirabelli ma è Esposito, bravissimo a salvare sulla linea, gli ospiti vogliono il gol della bandiera, il neoentrato Pedalino gira al volo, pallone di un soffio sul fondo, il Pineto risponde con Pezzotti, l'ex recanatese sfiora il palo con una splendida bordata dal limite, non succede più nulla, i biancazzurri si accaparano l'intera posta nel derby con il Nereto e volano sempre più in alto in classifica per l'11 di mister Biteto, un KO che però non scalfisce la prova nel secondo tempo. L'occhio della gente sembrava un po' persi, invece io avevo paura perché fondava una squadra tosta, dopo l'abbiamo detto, una squadra cambiata dal punto di vista tattico, dal punto di vista mentale, che ci ha dato filo da torcia, ma quale siamo stati bravi subito a approcciare bene la gara, subito avere il doppio vantaggio, poi come hai detto tu il rammarico è quello di non aver chiuso la partita, poi come vista più contro, ti puoi riguardare anche il risultato, che non ce la meritavo perché oggi abbiamo giocato una partita grande. Che il secondo tempo un po' siamo calati, ma c'è stato più un calo mentale e giustamente è venuto fuori nel regno perché loro non avevano niente da perdere, hanno rischiato tutto per noi e ci hanno messo un po' in difficoltà. Sì, partendo da quest'ultima tua domanda, quello che è stato un primo tempo dove siamo stati fermi, non abbiamo giocato, ci siamo fatti trovare fermi anche nelle occasioni dei primi due gol. È inutile raccontare il primo che è stato quello che magari ha un po' demoralizzato ulteriormente la squadra. Però poi nel secondo tempo effettivamente, come ho detto a loro nello spogliatoio, pur giocando così male sarebbe bastato un golletto per poter riprendere magari anche la partita, giocando. Anche con più impeto, con più aggressività e anche più velocità.